Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora, lunedì pomeriggio, sono le 18:15 circa. Inizio questo breve, insomma, questo video, magari un po' più che breve, in cui non voglio parlare, non voglio farvi la recensione di un fumetto in particolare, oppure parlarvi, diciamo, caratterizzare in qualche modo un personaggio, ma semplicemente mostrarvi, diciamo, alcuni albi che fanno parte della mia collezione, tra virgolette, perché non si tratta di collezioni complete, ma diciamo, perché io dovete sapere, insomma, come avrete capito, che l'inizio di ogni serie comunque comincio a seguire la serie. Poi ad un certo punto, se mi piace, la proseguo, altrimenti dopo un po' la interrompo. Però gli albi iniziali ci tengo quasi sempre ad averli, di diverse serie, ecco, specialmente della Bonelli, ovviamente. Nella fattispecie, il personaggio di cui, insomma, voglio mostrarvi inizialmente, perché sono più serie di cui voglio mostrare gli altri. Una che è durata, diciamo, per diversi anni, e altre due che sono invece due miniserie in sei di sei uscite ciascuno. La prima serie di cui voglio parlarvi è quella di Lex Weaver, di cui vi mostro immediatamente il primo numero, il cui titolo era Le Dame Nere. Ecco qua, questo primo numero, che adesso vediamo, è uscito nel gennaio del 1995. A quanto mi dice qui, diciamo, mi dicono le mie fonti, che sono esattamente identiche alle vostre, il personaggio è uscito in edicola per 10 anni, perché è durato fino al 1995. Io di questo personaggio ho però soltanto i primi 10 albi. Tutti gli appassionati di Nathan Never conoscono Lex Weaver, cioè, posso solo accennarvi, vabbè, in via del tutto eccezionale, una caratterizzazione del personaggio, praticamente, che è chiaramente ispirato a Ellen Ripley, protagonista della saga Alien, è interpretato da Sigourney Weaver, del quale addirittura porta anche il cognome. Il vero nome di Legs non è ovviamente Legs, che sta per gambe Weaver, potete immaginare anche perché. Diciamo che il vero nome è Rebecca Lawrence Weaver. Ecco, il come poi lei sia divenuta, le peripezie che l'hanno portata a diventare, diciamo, agente alfa, sono ben narrate negli albi in questione, che se volete potete recuperarli e, diciamo, in qualche maniera documentarvi personalmente. Io vorrei soltanto mostrarvi i 10 albi in questione, mostrandovene alcune tavole, ovviamente, come sempre, perché è una serie che so che è apprezzata da diverse persone, insomma, che nel corso degli anni cercano di recuperarne addirittura gli albi. Ecco, ovviamente il personaggio, come si può vedere qui, diciamo, nella seconda di copertina già del primo numero, è ideato da Medda, Serra e Vigna, il famoso trio, diciamo, creatore di Nathan Never. Per quanto riguarda il primo numero, Le Dame Nere, i disegni sono di Gian Mauro Cossi e Teresa Marzia. Le copertine, che vi mostrerò, diciamo, quasi tutte, sono realizzate da Mario Azzori. Ecco, per quanto riguarda i disegni, diciamo, sono abbastanza quasi sempre dei bei disegni, perché è chiaro che per creare, diciamo, per quanto riguarda il riportare su carta una serie di fantascienza, è chiaro che la stessa deve essere ben disegnata, non si può trattare di disegni abbozzati, così schizzati, devono essere dei disegni ben fatti, specialmente nel caso di Legs, dove vengono mostrate sempre delle belle donnine, anche perché dovete sapere che Legs in realtà è omosessuale, anche se in alcune vicende sembrerebbe, diciamo, tendere per la bisessualità, ecco.
così al volo, diciamo, so perché non ho seguito tutte le vicende, diciamo, di questo bellissimo, fra l'altro, personaggio che ovviamente abbellisce, diciamo, le tavole di Nathan Never con la sua fisicità. Ecco, queste sono alcune tavole che mi piace mostrarvi. Del primo numero, in cui potete vedere anche in alcune il nostro Nathan, è un personaggio femminile, diciamo, molto ben dotato, come potete vedere da alcune vignette che vi sto mostrando, e che, diciamo, a suo tempo ebbe un discreto successo per durare 10 anni nelle edicole. Quindi 10 anni sono quasi 120 numeri circa, adesso non so se arrivo a 120, ma comunque, diciamo, 10 anni, dal 95 al 2005. Ecco, questo era il primo numero. Il secondo numero è La donna che sapeva troppo. Ecco qua, vi mostro sempre, come sempre faccio, la cover, la costina, diciamo, è la quarta di copertina con l'anticipazione del numero successivo. Il secondo numero, Questa donna che sapeva troppo, i disegni sono di Mario Alberti, scusate, mentre la copertina è sempre di Mario Azzori. Ecco, qui vi mostro anche in questo caso alcune tavole, velocemente, perché se no non riesco più a. Ma anche in questo caso siamo di fronte a dei bellissimi disegni. Diciamo che questa serie aveva anche questa particolarità, questa di disegni veramente ben realizzati. E come voi sapete, io ho un debole per, diciamo, per il disegno, cioè che a volte in qualche maniera prediligo rispetto alla storia in sé. Il numero 3 ha come titolo Il giustiziere. Anche qui vedete queste forme prorompenti di legs. Che cosa vi posso dire? Come si faceva, come si fa a non, diciamo, restare affascinati da questa figura femminile? Cioè, è difficile, per cui probabilmente gli autori puntavano molto sulla fisicità di legs, gambe, weaver, ecco, che effettivamente ha il suo grande fascino. E i disegni in questo caso sono di Pier Nicola Gallo. Il numero 4, andiamo avanti, il gigante d'acciaio, eccolo qua. Ecco, il gigante d'acciaio, disegnato da Roberto Zaghi, e la cover sempre di Mario Azzori. Anche in questo caso, velocemente, questi disegni sono, diciamo, un po' meno definiti rispetto ai precedenti, però comunque hanno sempre il loro fascino. Ecco qua, vi mostro soltanto velocemente alcune tavole, né più né meno, perché non voglio dilungarmi troppo. Il numero 5, La vendetta delle dame nere, eccolo qua. Ecco qui, velocemente. I disegni in questo caso sono di Simona Tenne, una donna. Io quando a disegnare sono le donne sono molto, molto contento, perché in genere sono bravissime, come vedete in questo caso. Potete vedere anche in questo caso La vendetta delle dame nere. Bravissima questa disegnatrice. Io dopo tanti anni faccio fatica a ricordarmi, perché nel 95, siamo nel 2019, sono passati 24 anni. La mia memoria latita, non è che io mi ricordo più le storie in questione, anche perché io le ho lette solo una volta e poi ho messo via gli albi, che come vedete sono praticamente immacolati. Non li apro neanche adesso per non rovinarli. Andiamo avanti. Il numero 6, Le lune di Waldur. Eccolo qua, Le lune di Waldur, i disegni di Antonella Platano, altra disegnatrice. E qui vedete l'inizio della storia, con i disegni, anche in questo caso sono veramente molto belli. Guardate, ragazzi, ci sono delle disegnatrici veramente bravissime. Io, cioè, resto sempre, io amo il disegno, ho sempre amato
il disegno, avrei voluto fare anche io il fumettista, sì, avevo un minimo di abilità, ma insomma non diciamo tale da potermi fare diventare un fumettista professionista, ecco, detto fra noi. Però mi è sempre piaciuto molto disegnare, adesso non lo faccio più da 15 anni, però so apprezzare le opere di queste grandi art, per me sono delle artiste. In questo caso, vedete, dei disegni veramente spettacolari, vedete? Ecco qua. Guardate, io non saprei che dire. Ribadisco, Antonella Platano, è veramente brava questa Antonella Platano. Qui abbiamo il numero 7, il Tempio Maledetto. Ecco qua. Ecco qua. Il Tempio Maledetto, qui già comincia, cambia addirittura il frontespizio della serie. In questo caso i disegni sono di Luca Enoch, che tutti conosciamo per Dragonero. Ecco qua. Luca Enoch, bravissimo, grandissimo disegnatore, è inutile che ve lo dico. Il Tempio Maledetto, vedete, cambia già, diciamo, il frontespizio rispetto, diciamo, a quella precedente, che insomma cambiava un po' di volta in volta. All'inizio era sempre lo stesso, poi dal partire dal numero da questo numero cambia, insomma, in maniera decisiva, perché in precedenza c'erano sì dei robottini, poi nel numero precedente erano dei mostriciattoli, in questo numero c'è invece proprio come dietro un'altra figura femminile, sempre molto avvenente. Ecco qua l'inizio del Tempio Maledetto, con i disegni bellissimi di Enoch, di Luca Enoch. Che volete che vi dica? Lui è veramente bravo, i suoi disegni di Dragonero sono bellissimi. Enoch è anche un grandissimo artista. Sabato sarà al Bonelli Point, ma mi sa che questo sabato io non riuscirò proprio ad andarci. Vorrei, ma mi sembra, ho delle difficoltà, e quindi purtroppo, e mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto conoscere personalmente Enoch. Ecco qua, andiamo avanti col numero 8, il numero 8, il potere della mente. Ecco qua, io queste albe è come se le vedessi per la prima volta, perché dopo 20, 25 anni, quello che è, 24 anni, non è che me li ricordavo alla grande. I disegni sono di Fabio Iacomelli e Maurizio Gradini. Ovviamente sempre delle storie, quasi sempre di Giuseppe Medda, e quindi scusate Giuseppe, di Michele Medda, per cui ogni volta non sto a ripetervi sempre, diciamo, di chi sono i testi, perché nella quasi totalità sono di Michele Medda. Ecco qua alcune tavole anche in questo caso che vi mostro in maniera veloce e casuale. Ecco qua. E siamo arrivati al numero 9 di Legs, che è Il Paradiso Perduto. Questa cover me la ricordo perché mi piacque tanto. Io so, sapete che sono affascinato dai disegni, diciamo, che ritraggono scene subacquee. Guardate qua, vediamo di chi sono i disegni. Bellissimi anche in questo caso. È ovvio che sono bellissimi, sono di Roberto De Angelis, quindi non potevano essere che disegni meravigliosi. Ecco qua. Adesso capisco. Ho visto subito che era. Guardate questa scena, diciamo, che ritrae il fondo marino. Grandissimo disegnatore anche De Angelis, che volete che vi dica? Guardate qua. Ecco, cerco di avvicinarvi. Eccoci. Ultime tavole. E andiamo avanti. Siamo arrivati all'ultimo numero in mio possesso, che è il numero 10, Il tesoro dell'astronave. Ecco qua. Io, diciamo, se siete amanti dell'universo di Nathan Never, e vi piace Lex Wheeler, insomma,
insomma, un pensierino a questa serie ce la farei. I disegni sono veramente spettacolari. Anche in questo caso, i disegni di Pier Nicola Gallo, la copertina è sempre di Azzori. I disegni di Pier Nicola Gallo sono veramente bellissimi. Ecco, tutti i disegni che abbiamo visto fino adesso sono veramente eccezionali. Guardate qui, guardate, vi mostro queste spettacolari tavole. Grandissimi artisti. Ecco, non saprei più che dire. È chiaro che sono veramente dei grandi artisti. Se c'è da spendere qualche soldo, spendiamo, ragazzi, che volete fare? Certo, un po' se ne stanno approfittando, come ho spiegato ieri nel mio ultimo video, in cui parlavo del piccolo Ranger, ho parlato anche, secondo me, dell'esagerazione dell'aumento dei costi, però diciamo, che vogliamo fare? Gli artisti se lo meritano, però abbiate pazienza, certo che uno deve guardare anche le proprie tasche. Comunque, detto questo, questa è la mia mi mini collezione di Lex Luthor, i primi 10 numeri. Ora vengo a parlarvi velocemente di due miniserie del nostro Nathan Never, che hanno rivoluzionato in qualche maniera il personaggio e che mi hanno riavvicinato allo stesso personaggio, perché io non compravo più Nathan Never, ma da quando sono uscite queste due miniserie che hanno, diciamo, rivisitato le origini del personaggio e chiarito dei punti scuri, dei punti ciechi, della tormentata vita di questo tormentato personaggio che è Nathan Never. Diciamo, io mi sono riavvicinato a grandi passi ribadisco, a questo personaggio, e ho ricominciato ad acquistare gli albi mensili e non me ne sono francamente pentito. È chiaro che non vado a recuperare il pregresso perché non mi interessa, come sapete, perché in qualche maniera tutto il pregresso in qualche maniera superato da queste due miniserie. Vi mostro velocemente gli albi. La prima miniserie è Nathan Never anno 0, questo è il primo numero, che io vi consiglio di recuperare. I disegni e la copertina sono di Roberto De Angelis, bravissimo. Il soggetto è sceneggiatura di Bepi Vigna. Io ve ne consiglio l'acquisto, ovviamente non l'acquisto, sì, ma la lettura, perché sono veramente. Questa, in particolare già questa, la miniserie anno zero è fondamentale. Vedete qui nella prima pagina Nathan con la moglie e la figlia. Nathan con i capelli neri, attenzione, perché dovete sapere che Nathan i capelli bianchi, c'è, cioè, la parte, no, non come il sottoscritto, insomma, la parte delle tempie che gli diventa bianca. È un qualcosa che accade dall'oggi al domani, subito, cioè non col decorso del tempo, per degli episodi drammatici della sua vita. Ecco, non voglio andare oltre mostrandovi troppe tavole, vi mostro semplicemente gli albi che io ribadisco consiglio di acquistare. Questo è il numero 2, altra bellissima cover. Io ribadisco, se voi amate Nathan Never, non potete non acquistare questa miniserie Anna Zero e anche l'altra che vi mostrerò dopo. A me sono piaciute tantissimo. Ecco qua il numero 3, perché c'è, diciamo, proprio una vera e propria rivisitazione del personaggio. Una specie di Batman Anno Zero. E qui abbiamo Nathan Never Anno Zero, ecco. Questo è il numero 4, eccolo qua, con un bel ninja che sta per saltare addosso a Nathan, perché dovete sapere che Nathan ha anche principalmente dei trascorsi come, diciamo, spirituali e di formazione fisica all'interno di un monastero dove lui ha, diciamo, imparerà le arti marziali.
Questo è il numero 5 di questa miniserie Anno Zero, molto bella. Le copertine sono tutte, credo, tutte di De Angelis, sono molto belle. E questo è il numero 6. Ribadisco, io vi sto mostrando semplicemente gli albi di cui sono in possesso, non vi sto facendo alcuna recensione, non è questo lo scopo di questo, è soltanto per mettervi a conoscenza ancora una volta, di condividere con voi ancora una volta gli albi di cui il vostro umile cronista è in possesso. Poi abbiamo questa seconda miniserie, questa più recente, in cui proprio il cui titolo è Rinasce, Nathan Never Rinasce, dove vedete, potete vedere, potete intuire dalla cover del primo numero già quello di cui vi ho parlato, cioè il fatto che Nathan è stato, diciamo, come dire, addestrato e istruito alle arti marziali all'interno di una specie di monastero. Però leggete la storia per capire, per conoscerne l'esatta ubicazione. In questo caso siamo sempre di fronte alla sceneggiatura di Michele Medda, disegni e copertine di Germano Bonazzi. Qui non abbiamo De Angelis, abbiamo Bonazzi. Ecco qui, questo è il primo numero, il cui titolo è Ritorno alla Terra. Poi abbiamo il numero 2, sempre Rinasce, il cui titolo è Senza Tregua. E io ve li consiglio, dovete assolutamente prenderli, perché solo così riuscirete a seguire adesso con un'ottica diversa le nuove avventure di Nathan Never. Tra l'altro non sono difficilmente reperibili, non credo che ci siano dei sovrapprezzi, sono a prezzo di copertina, e chi è amante del mercato dell'usato sicuramente li ritrova a molto meno. E qui continuiamo, ripeto, col numero 3, La tela del ragno. Ecco qua, il numero 4, il numero 4 il cui titolo è L'uomo e la macchina. Sono tutti albi molto belli. Io vi mostro a caso dei disegni, cioè, ma niente di che, perché non voglio andare oltre. E il numero 5, che è Spettri, il titolo è Spettri. Ecco qua. E il numero 6, il cui titolo è Il richiamo del sangue, in cui potete vedere la piccola figlia di Nathan. Ecco qua. Bellissima questa cover con sullo sfondo padre e figlia che si avviano, diciamo, stagliati sul tondo del chiaro di luna. A questo punto, dopo avervi mostrato queste mie due piccole, queste mie mini collezioni, diciamo, il vostro umile cronista vi saluta. Sperando di non avervi tediato, ribadisco un video così, tanto per mettervi a conoscenza di altre piccole chicche in mio possesso, e vi do appuntamento per il suo, sempre a voi piacendo, per il suo prossimo video, augurandomi nel contempo un buon proseguimento del lunedì pomeriggio barra sera, e ribadisco, sperando diciamo che i miei video in qualche maniera possano continuare a interessarvi senza annoiarvi e tediarvi particolarmente, perché altrimenti la cosa mi dispiacerebbe. Alla prossima.